Buongiorno a tutti. Ora che YouTube mi ha concesso di poter fare servizi più lunghi di 15 minuti, io posso farvi una decorosa presentazione di me stesso, di quali sono gli scopi della mia vita e della mia ricerca. Io posso essere considerato un cane sciolto. Una persona fuori proprio da tutti gli schemi, quasi un alieno in questo nostro mondo che è così interessato al successo, alle cose reali e a tutto quanto riguarda questa vita. Io ho avuto il dono grandioso a 33 anni di dare un calcio poderoso al mio io, alla fede nel mio io, che in 3 anni di successo, dai 30 anni ai 33, era talmente insuperbito da essersi permesso di giudicare il pensiero e il Vangelo di Gesù Cristo, purtroppo una bella utopia, perché vedendomi molto capace, perché avevo avuto in 3 anni un successo veramente strepitoso, direi miracoloso, però ero carente sotto il profilo della mia capacità a seguire interamente Gesù facendo le cose che egli diceva davano fatte. Io, esaminando la mia capacità, diciamo, arrivavo al 60%, e osservando la mia capacità, giudicavo che Gesù chiedeva troppo. La sua predicazione era utopica, era irrealizzabile, visto che neanche io così bravo riuscivo ad esaudirla, a compierla. Così, in questo momento della mia vita, io ero un vero e proprio anticristo, perché godevo di una grande facoltà, consentitami dal destino, di avere questo successo strepitoso, donatomi da Dio e non da altri, e lo arrogavo al mio io, alla mia capacità, al mio. Fu nel periodo in cui io avevo esattamente 33 anni che incontrai una ragazza che aderiva a Comunione e Liberazione e mi fece una semplicissima domanda: ma tu sei proprio convinto che quel 60% che fai tu sia merito tuo, dovuto a te? Sei nato in te stesso scegliendolo? Ti sei scelto i genitori? Ti sei scelto le esperienze che ti sono capitate? Oppure sei stato portato in carrozza? Io non rimasi di fronte a questa domanda come uno che fa il grande e no, me la posi anch'io, me la posi veramente, e mi accorsi che lei aveva ragione. Se tra me e Gesù Cristo c'era una presenza utopica, era quella che io assegnavo al mio io. Il mio io era l'io di un personaggio interamente creato da Dio che attribuiva a se stesso tutto quello che semplicemente chi aveva creato questo personaggio gli aveva infuso interamente in pensieri, parole, opere. Io ero veramente portato in carrozza dal mio destino. Era un personaggio che dovevo interamente me stesso
al mio creatore. E riconoscendolo in Gesù Cristo mi resi conto chiaramente che il mio personaggio era l'utopia e non quello di Gesù, che veramente era riconoscibile come un Dio per le cose che egli aveva compiuto, per tutta la storia che lo aspettava. Insomma, io a 33 anni feci una tale emulazione di Gesù Cristo che volli veramente morire a me stesso. E volli una cosa unica che non ha mai fatto alcuno nella storia dell'umanità, io credo. Volli veramente morire come Romano Antonio Anna Paolo Torquato, ossia come me, come il mio personaggio, e visto che avevo la mia realtà che potevo asservire a un ideale, desiderai dar corpo a Gesù Cristo. O non vivere io alla luce della sua illuminazione. No, io proprio tolto di mezzo come personaggio utopico e che doveva veramente servire soltanto a dare persona concreta e reale a Gesù. Insomma, io ho desiderato che quella comunione che il cristiano fa con Dio accadesse veramente, perché l'uomo ha come propria dotazione la sua reale presenza in questo mondo, mentre invece Dio è un ideale grandioso che può vivere se assume delle membra reali e concrete e vive in quanto tali. E a questo punto la vera comunione accade solo quando il personaggio si toglie veramente di mezzo e non cerca di vivere per se stesso, ma di vivere per dare corpo a Dio. Per cui è successo nella mia vita quella cosa che mi era già successa a 2 anni e mezzo. Io il 4 giugno del 1940 ero moribondo per una broncopolmonite che in quegli anni era ancora un male incurabile. Mi ero avviato alla morte, decisamente alla morte, quando mia madre, che aveva cessato finalmente di allattarmi, aveva cessato anche di soffrire, perché avendo una duplice mastite a entrambi i seni, le costava un dolore terribile darmi latte e sangue. Però ostinatamente si opponeva allo stesso medico che le intimava di non allattarmi e le osservava: ma lei cos'è, una bestia? Che... E volle non togliermi quel latte che lei riteneva molto importante, per un semplice motivo: sua sorella, nata il giorno della vittoria della prima guerra mondiale, chiamata Vittoria, nel paesino di Ostigliano in cui mia madre viveva, si ritrovò con una mamma senza latte e con un periodo di tale carestia che non riuscirono a trovare nemmeno del latte sostitutivo e la bimba morì per mancanza di alimento. Se mia madre non avesse avuto questa esperienza nella sua vita, forse mi avrebbe dato del latte artificiale. Ma le sembrava un peccato anche contro il destino che le aveva dato molto latte, che non desse latte a me quando sua sorella era morta per mancanza di latte. E così ebbe 2 anni di allattamento, piangendo, disperata e invocando continuamente la Madonna,
Voi immaginate questo allattamento di lei che mi mette al seno e piangendo dice: Madonna, Madonna, a ogni mia poppata più vigorosa, mentre io poppavo latte e sangue. Per cui io ho vissuto come già visse Mosè, quando, salvato dalla figlia del faraone, poi ebbe come chi la allattò per conto della regina la sua propria madre, e io, come Mosè, fui proprio allattato dalla mia madre terrena nello spirito di questa invocazione Madonna, Madonna, Madonna perenne che lei faceva continuamente a ogni mia poppata. Per cui io sono stato allattato in nome e conto della Madonna, la Madonna addolorata. Quando mi svezzò, tirò un sospiro di sollievo e disse: un figlio me lo sono allevato come si deve, ma se me ne venisse un altro... E si rifiutò a suo marito, proprio per non avere altri figli. E in quella il destino diede la mossa di portarmi in cielo, di strapparmi a questa mia madre, perché fui colpito da broncopolmonite e mi avviai a passi rapidissimi verso la morte. Mia madre immediatamente si chiese se c'era un perché e lo riconobbe a livello divino e in primo luogo disse: Dio mio, io pensavo di essermi guadagnata, comprata questo figlio con il dolore. Che peccato ho fatto, Signore? Tutti i figli sono tuoi. Questo è tuo figlio, io te lo do, ma non portarmelo via. Oramai ho capito la lezione, non c'è bisogno che il mio bambino muoia. E simultaneamente invocava costantemente la Madonna dicendole: Madonna mia, il mio piccolo Romano è innocente, è come il tuo Gesù, e come il tuo Gesù Dio lo vuole portare via a me, come portò via tuo figlio a te, il tuo figlio innocente come il mio. Salva Romano, innocente come Gesù. E la pregava, e io, ricordando questo episodio, mi commuovo perché veramente mi collega in linea diretta con il cielo da cui io provengo e da cui ciascuno di noi proviene, perché ciascuno di noi è veramente figlio di Dio, della stessa essenza di Dio, un Dio Padre che assume la veste di un figlio relativo calato nel nostro mondo e assume la croce di questa figliolanza in un personaggio che è pieno di limiti e pieno di difetti. Dio si mette in croce veramente in ciascuno di noi, e in ciascuno di noi è poi suo figlio, ma è una stessa cosa figlio con il padre. Mia madre aveva ragione quando diceva: tutti i figli sono tuoi. Ebbene, io virtualmente, in quel 4 giugno 1940 in cui agonizzavo, alle 7 del mattino ogni respiro sembrava veramente essere l'ultimo, fu chiamato con grandissima urgenza il dottor Sabatella di Felitto, ma sapeva che non aveva rimedi, gli seccava terribilmente di assistere alla mia morte tra le sue braccia impotenti e decise di non venire. Sarebbe venuto alcune ore dopo, quando, per come era stato riferito quello che stava accadendo, era sicuro che l'esito per me sarebbe stato quello mortale.
Quindi chiamato alle 7 sarebbe venuto alle 11. Ma alle 8 del mattino, toc toc, bussarono alla porta e mia madre, sperando che fosse il dottore, andò ad aprire e si trovò invece di fronte una sua scolaretta, perché mia madre era insegnante delle scuole elementari di Felitto, assieme a sua madre. Erano tutte lì, la madre era mortificata, disse: signora, scusatemi, ma non c'è stato verso, non ho potuto trattenere mia figlia da venire qui a disturbarvi, scusatemi se vi disturbiamo a casa. Ma perché? Cos'è successo? E mia figlia stanotte ha sognato la Madonna e... di tu. E la bambina raccontò: signora maestra, questa notte io ho sognato la Madonna che mi ha detto: mi fa tanta pena il figlio della tua maestra, domani mattina quando ti svegli vai a casa sua, mi raccomando, vai a casa sua e dille di non temere più, che ci penso io. Deve solo offrirmi una candela all'altare della chiesa, in ringraziamento e per devozione. Fatta questa consegna, se ne andarono e mia madre restò nel dubbio su cosa fare: andare, come era stato chiesto a lei, in chiesa ad accendere questa candela, e con il rischio che io nel frattempo esalavo quell'ultimo respiro che sembrava proprio l'ultimo ogni volta che io respiravo. Decise di avere fede, mi abbandonò nelle braccia di mio padre e andò in chiesa e accese 6 candele che filavano, e la gente in chiesa diceva: se la signora maestra sta chiedendo un miracolo, guardate come ardono quelle candele. Mia madre tornò a casa e mi trovò che per fortuna non ero morto. E poi non so come un velo cadde davanti agli occhi di mio padre e mia madre, perché non si accorsero di cosa mi stava succedendo. Se ne accorse però alle 11 il dottor Sabatella, quando finalmente arrivò e, mentre mi credeva, mi aspettava morto, invece mi vide con tali segni di ripresa che disse: signora, suo figlio ha avuto la crisi e l'ha superata. È evidente, ha dei segni di guarigione che sono così chiari che, signora, vostro figlio ha vinto la morte. Insomma, in quel 4 giugno, sul corpo di un romano che stava morendo, si sovrappose lo spirito di un figlio nuovo, postumo della Madonna, e io riebbi vita. Così, quando io, a 33 anni, avrei deciso di dare corpo a Cristo, avrei compiuto, in modo legato alla mia volontà, questa cosa che di fatto era già accaduta, perché io avevo già dato veramente corpo a Cristo, e chi viveva in questo corpo che altrimenti sarebbe morto, per un miracolo di una Madonna che mi ricreò come la sopravvivenza di suo figlio, io... Ecco, si realizzò il 4 giugno del 1940 quello che fu la rinascita di Gesù in me. E come è scritto nel Vangelo, 6 giorni dopo, il potente dell'Italia, Benito Mussolini, dal balcone di Palazzo Venezia, comunicò il 10 giugno del 1940 che anche l'Italia partecipava alla strage degli innocenti del popolo italiano, che si aggiungeva a quella strage degli innocenti che Hitler aveva già deciso in cuor suo alla fine del 1938, 6 giorni esatti dopo che io ero nato col mio corpo. Per cui
Nel mio caso ci sono state due stragi degli innocenti. E per quanto riguarda me, tutto è stato sempre espresso in termini o duplici o triplici. Ma per quale motivo? Per un motivo molto semplice e molto essenziale, che nel preciso momento in cui io a 33 anni decisi di dar corpo a Cristo in me, ebbene, chi dà corpo a un figlio è un padre. E io assunsi il ruolo del Padre e dello Spirito Santo che ricrea in se stesso la persona del figlio. Avrebbe agito in me con tanta forza e con tanta autorità che sarei stato messo in possibilità di compiere quel 100% che Gesù chiedeva. E da quel momento in poi, era il 1974, io divenni improvvisamente capace di prendere la mia vita, darle un calcio terribile, rinunciando a tutto l'accanimento di una vita mia, per portare avanti il desiderio sovrumano di dare corpo a Dio, di fare in modo che Dio scendesse da quel cielo di un ideale che non è incarnato e si incarnasse in una presenza. Ma come Dio può incarnarsi in una presenza? Lo può in ciascuno di noi, perché in ciascuno di noi, come ho già detto, Dio è in croce, è nella croce del personaggio, perché Dio è un ente assoluto. Assoluto significa senza alcun attributo che lo costringe in una cosa sola, per cui se è il padre non può essere il padre se non è anche il figlio, e essendo il padre e il figlio è quell'assoluto che corrisponde all'unità, perché l'unità è proprio il mettersi in relazione tra di loro di due enti uguali e opposti che se si sommassero, si sottraessero, darebbero zero, ma riescono a creare la nostra vita non attraverso le somme, ma attraverso le relazioni, le interrelazioni. Tanto che gli opposti non si elidono, ma si moltiplicano tra di loro dopo di essersi divisi. Perché Dio è uno come una base potenziale elevata a zero. Il limite è la potenza zero che denota proprio nessun limite. E la base è quella di qualsiasi numero e quindi è essa stessa indeterminata. Poi si determina, si determinerà nel 10, perché nella creazione del mondo, operativamente attraverso i numeri, l'insieme di tutti i numeri n risulta avere un padre che è proprio il numero 10. Che è affratellato, diciamo, all'unità da quello zero che, calato nell'unità della decina, perché 10 è 1 nella decina ma è 0 nella sua unità, quindi è un ente assoluto, lo rende ente assoluto e poi la realtà sarà possibile averla nel presente o ridotta di 1, e quindi come 9 unità, oppure come 10 unità lanciate nel tempo 1, o come 11 o come 9, come tutte e due, 11 e 9, assieme. La relatività generale nasce da questo. Ma quello che è importante per me e per la storia della mia vita è che in quel preciso momento io, che nei 3 anni precedenti avevo avuto veramente un successo
strepitoso e che non avrei neanche potuto avere. E vi spiego perché. Io, a un anno appena dalla laurea, partecipai a un concorso e era un concorso per un ente locale, un consorzio di 80 comuni, il cui capoluogo era Milano. Era un consorzio per realizzare l'edilizia economica e popolare. Essendo un ente pubblico, la presenza nel consorzio era per concorso e volevano 4 architetti o ingegneri che fossero a livello più alto come assistenti di una direzione con un direttore assente perché nominato dal comune capoconsorzio, il comune di Milano. Questo ente era appena nato e aveva già fatto il piano consortile, però servendosi di operatori, diciamo, che avevano avuto l'incarico e non poteva sopravvivere se non aveva un impianto organico di dipendenti. E quindi fu fatto un concorso per il massimo livello, che erano appunto 4 assistenti di direzione. Volevano persone esperte, che avessero almeno 10 anni di anzianità presso il comune di Milano o altri comuni, perché non potevano consentirsi di preparare i direttori. Ma se avessero messo la clausola che occorrevano un tot in anni, io non avrei potuto partecipare perché mi ero appena laureato, come facevo. Invece pretesero questo essere esperto attraverso l'offerta di uno stipendio agganciato a una decina d'anni di attività già in un comune, ma senza il limite della, perché chiunque poteva partecipare e sarebbe stato scremato, diciamo, dal concorso che avrebbe attirato tutti gli esperti nei vari comuni. Non vollero escludere anche qualcuno che appena laureato però fosse capace. E così io riuscii a scalzare, essendo laureato, e potei partecipare. E questa è una cosa che non avrei potuto fare normalmente, ma per come andarono le cose io potei. E vinsi questo concorso. Arrivai quarto, però lo vinsi. Divenni, diciamo, funzionario pubblico. Non avrei potuto più essere iscritto all'ordine degli architetti, perché l'ordine degli architetti è degli architetti liberi professionisti. E io, da funzionario pubblico, però non c'era questa clausola che escludeva i funzionari pubblici dall'ordine degli architetti. E così fu che riuscii a partecipare a delle elezioni per il consiglio dell'ordine degli architetti a un anno dalla laurea e riuscii a spuntarla su altri architetti che erano già ben noti. Feci un primo biennio e mi accorsi che tutti quanti erano arrivisti, puntavano o a cose di politica o a cose di una politica personale e mi disgustai. Volevo andarmene, ma poi quando vidi entrare un partito politico, la Democrazia Cristiana, nel tentativo di rovesciare il consiglio che era espresso praticamente dalla sinistra, io creai una lista tutta mia proprio per oppormi a questa lotta politica che vedevo in atto. In maniera ingiusta in un ordine professionale, che deve essere chi è non coinvolto, un giudice imparziale e non coinvolto né con la destra né con la sinistra. Creai una lista mia e fu così che appena 2 anni e mezzo dopo la laurea, nella prima tornata elettorale che ci fu,
io che avevo creato una lista di 15 persone per 15 posti, risultai il più eletto, il più votato su tutti i 2000 architetti dell'Ordine degli Architetti di Milano. Una sorpresa, sarei diventato il presidente dell'Ordine degli Architetti a 3 anni dalla laurea, cioè una cosa veramente mai successa. Non sarebbe mai accaduto che un architetto sarebbe diventato architetto a quella età. Insomma, queste cose che mi erano accadute erano veramente fuori dalla mia portata. Quando quella ciellina mi disse: ma è merito tuo? L'hai fatto tu? Oppure sei stato portato in carrozza? E io riconobbi che tutte queste cose che mi erano successe avevano potuto avere posto nella vita solo per una certa serie di circostanze strane che si erano realizzate, che mi avevano consentito di fare cose che normalmente non sarebbero state possibili. Nello stesso periodo io trascorrevo il mio weekend, che cominciava il venerdì e finiva la domenica sera, andando a costruire in Versilia un piccolo condominio che era la casa del padre. Voi sapete che mi vedete già vestito di rosso, alcune volte indosso il giubbino di Babbo Natale, ma Babbo Natale è Santa Claus, no? Santo Nicola. E fu proprio lì a Nicola che io in quel periodo, Nicola era una frazione del comune di Ortonovo, in un appezzamento di terreno che avevo comprato da un certo Saccomani, quindi l'orto del Saccomani, io costruivo la casa del padre. Non quella ideale di Gesù Cristo, la mia casa proprio di mio padre e mia, dei miei affetti, dei miei amici, insomma nell'orto nuovo, tra gli ulivi, stavo ricreando quello che Gesù aveva fatto idealmente nell'orto degli ulivi, chiamato l'orto del Getsemani, il mio invece era l'orto del Saccomani, Getsemani o Saccomani, lo stesso sacco della spazzatura, del rifiuto, ricordatevi di Isacco, il primo rifiuto che doveva essere fatto perché un padre chiedeva di far fuori un figlio, Isacco. E il mio Saccomani era affratellato con l'orto degli ulivi del Getsemani, perché era lo stesso sacco nero della spazzatura che Seget al Getsemani con le mani, come Gesù fu gettato, come quell'usa e getta, che è il nome di Gesù, se uno lo legge al contrario diventa usa e getta. E insomma, anche questa situazione in cui stranamente io in quegli anni lì stavo ricreando le condizioni che già Gesù aveva vissuto nell'orto del Getsemani, però io costruivo una casa reale, bella e buona, erano cose che erano nel mio destino e non dipendevano assolutamente da me. Io non avevo cercato proprio il comune di Ortonovo, la frazione del Nicola, per costruire questo riferimento col Santa Claus, con San Nicola, con l'orto del Getsemani. Cioè, si verificarono veramente cose talmente collegate mia persona a quella di Gesù Cristo che io vivevo ma non mi accorgevo nemmeno che stavano accadendo. E così successe che io, dopo di avere deciso di dar corpo a Gesù, cercai di vendere tutto quello che avevo messo in piedi in quei 3 anni di grande successo, un piccolo valore economico fatto di case, anche quella che mi ero costruito lì al mare, e cercai di venderle, di fare proprio come scritto nei Vangeli: il giovane ricco doveva rinunciare, vendere, dare ai poveri e seguire. E io cercai di farlo, ma erano beni che non erano vendibili e non trovarono il compratore.
Allora non mi scoraggiai, visto che potevo ricevere denaro in un altro modo, mettendosi ipoteche, li ipotecai e con il denaro che ottenni riuscii a creare un'azienda che cercasse di risolvere un problema che in quel momento era diventato molto acuito, che era quello del lavoro. Dagli anni 75 agli 80 c'era una terribile crisi in Italia in cui tutte le aziende ristrutturavano licenziando i rami secchi e rimanendo solo con le persone più valide che avevano. I poveri giovani erano abbandonati a se stessi e io creai una struttura per dare lavoro ai giovani, darglielo proprio puntando sul dare testimonianza, come avrebbe fatto Gesù, che aiutava concretamente dei giovani a costruirsi un'esperienza profondamente cristiana. E così cominciai e non pensavo assolutamente al mio guadagno, che doveva essere il guadagno dei miei amici più che dipendenti, perché dovevano ricevere da me quello che io avevo ricevuto da quella ragazza che era stata testimone con la sua capacità di fare quello che diceva Gesù, testimone valido, al punto che quella sua osservazione io non l'avevo trascurata, perché se lei era capace di fare quello che diceva Gesù e io no, e mi diceva qual era il guaio che me lo impediva, lei divenne autorevole per me e io speravo di essere autorevole anche io per i miei dipendenti. Però io avrei esagerato, ma uso questo termine perché Gesù è esagerato. Gesù non chiede una semplice compagnia. Gesù nel suo Vangelo arriva a dire: se non odiate vostro padre, vostra madre, tutti quanti per l'amore che avete per me, non siete miei testimoni. Gesù è talmente esigente che vuole degli eroi, non vuole il tepore di un amore debole, vuole veramente che ciascuno di noi abbandoni interamente la cura della propria esistenza per l'amore gratuito per il prossimo. Ama il prossimo tuo come se fossi tu il tuo prossimo. E quello che cercavo di fare io. E così fu che cominciai a indebitarmi sempre di più. E nel mio destino avrei resistito, perché con anni di inflazione come erano quelli, i miei beni ogni anno si rivalutavano e io potevo avere dalla rivalutazione quel denaro che non riuscivo ad avere come reddito, perché io non puntavo a fare i miei interessi, puntavo a fare proprio gli interessi delle persone che lavoravano con me, ed ero troppo esagerato in questo mio intervento a loro favore, tanto che non finivo per essere testimonianza nemmeno a loro. Infatti succedeva questo, che quando un ragazzo veniva da me e mi chiedeva: senti, mi assumi? E io gli dicevo: ma cosa sai fare? E mi accorgevo che non sapeva fare quello che avrebbe dovuto fare con me, ossia il grafico, non sapeva battere a macchina, non sapeva fare nulla. E io non avrei neanche potuto assumerlo, perché avevo già 3 dipendenti e chi aveva più di 3 dipendenti doveva accettare serenamente un aiuto, un apprendista o diciamo un praticante, uno a livello iniziale, prendendolo dalle liste di collocamento. Invece avrei potuto assumerlo nominativamente soltanto se assicuravo che era un esperto. L'esperto avrei potuto assumerlo, e quindi io gli dicevo: vedi, ti posso assumere solo se ti metto in categoria C1 come esperto, però se io ti metto in quella categoria lì, poi io ti pago in quella categoria lì, io investo su di te. E costui si rendeva conto che per amore verso di lui io facevo una cosa che
non si sarebbe mai aspettato. E per un periodo quasi mi baciava i piedi. Poi io ne assumevo un secondo e costui già cominciava a essere meno d'accordo. E quando ne assumevo ancora un altro, me lo trovavo contro perché diceva: ma no, tu non puoi andare avanti sempre così, non puoi assumere tutti. E come fai? Come facciamo? E a questo punto questa persona, che quando aveva aiutato lui era a settimo cielo perché capiva quanto amore io avessi per lui, gradiva questo amore per lui, ma non gradiva lo stesso amore mio per un altro. Quando io lo facevo per un altro non era più valido. E così io, nonostante tutto questo mio far esistere un Gesù grandioso che operava veramente dando tutto quello che aveva e anche di più, nonostante questo, io non riuscivo a dare quella testimonianza grandiosa che avrei voluto dare, perché anche con gli stessi imprenditori di Comunione e Liberazione, con i quali a un certo punto desiderai di confrontarmi, il mio metodo era assolutamente sbagliato. Loro mi rimproveravano di fidarmi troppo della Divina Provvidenza. E no, Romano, non devi fare così. Bisogna che queste persone, questo è il loro lavoro, li devi coinvolgere di più, li devi fare lavorare di più, li devi spremere, diciamo così, perché questo lavoro è anche il loro lavoro. E io gli dicevo: ma guardate un po', perché io devo esistere come azienda sulle spalle di costoro? Io sono già ora, è adesso che gli devo dare qualcosa, ma gliela devo dare io. Non posso pretendere da loro che sostengano me. Sono io che devo sostenere loro e li sosterrò fino a quando Dio vuole che questa azienda stia in piedi. Poi, quando Dio non lo vuole più, farà crollare l'azienda e loro troveranno posto altrove. Ma fino a quando stanno con me, loro sono l'oggetto del mio lavoro e del mio amore, non l'azienda. L'azienda è una struttura. Non possiamo privilegiare una sovrastruttura quando è la vita la struttura. E loro non erano d'accordo invece. Perché? E perché, nonostante che Comunione e Liberazione, attraverso il buon Don Giussani, che è stato anche il mio maestro quando andavo al Bersché, nonostante lui dicesse: non fate il vostro progetto, proprio a partire da questa indicazione hanno finito per fare il progetto più pesante possibile e immaginabile sulla propria esistenza, tanto che la Compagnia delle Opere oggi, se non opera a livello quasi mafioso, poco ci manca. È un progetto talmente... perché? E confida su se stesso. Io avevo imparato a non confidare più su me stesso. Perché? Perché io questo scontro, incontro tra me e Gesù Cristo l'avevo già fatto. Io avevo sperimentato il mio essere validissimo giudicando Gesù un'utopia. E a questo punto avevo bocciato il mio essere presuntuoso, dando corpo invece a chi veramente valeva e doveva valere in me, appunto da sovrapporsi a me. E invece questa esperienza gli altri non l'avevano fatta, erano ancora al livello in cui io ero all'inizio, quando pensavo che tutto dipendesse da me. Questo è uno scoglio che bisogna assolutamente superare, perché se uno non si rende conto che questa nostra vita che stiamo vivendo non è frutto della nostra capacità, ma semplicemente di un dono di Dio che così ha disegnato un personaggio, ossia anche apparentemente capace, ma è una capacità secondaria, perché chi l'ha creata questa apparente capacità è sempre il creatore. Noi abbiamo un creatore unico, come il creatore unico che scrive un romanzo in cui c'è una apparente libertà e un'apparente lotta tra persone libere. Se è uno scrittore di un romanzo giallo, c'è un assassino, c'è un assassino che cerca di nascondersi, un poliziotto che fa di tutto per cercare di prenderlo, poi c'è un avvocato che difende, eccetera. E sembrano tutti personaggi che mettono in relazione l'uno con l'altro la loro libertà. Se noi ignorassimo che c'è un autore che ha messo ogni episodio, ogni azione, ogni parola
in bocca a ogni personaggio, noi crederemmo che il creatore non c'è, ci sono i nostri personaggi. Se uno non arriva a scontrarsi, come io mi sono scontrato a 33 anni, con la capacità dell'uomo, e non si supera questo livello, arrivando a capire che veramente noi non siamo capaci perché siamo un puro personaggio, opera creativa di un altro, opera creativa di un personaggio libero, apparentemente libero. E non posso dire sono libero, mi vedo libero, sono libero. È anche libero Renzo, Lucia, Don Abbondio nella loro lotta nei Promessi Sposi. Beh, io, insomma, per tagliare corto, perché altrimenti non mi bastano nemmeno le agevolazioni che mi ha fatto YouTube, io vissi in questo modo finché Dio volle. Poi, quando ero sufficientemente maturo per un altro tipo di compito, mi creò, nonostante dopo un periodo di 15 anni in cui ho visto una quantità enorme di miracoli difendere la mia iniziativa, perché io confidavo nella provvidenza, e la provvidenza è come se c'era. Io a un certo punto ho avuto la certezza matematica assoluta di essere protetto da Dio. E poi, quando sono stato maturo per essere colto per un altro lavoro, sono stato fatto fallire. Ebbene, è accaduto che il giorno nel quale io ho deciso di fallire, di salire sulla croce del fallimento, di assumere anche la croce di Gesù Cristo dopo di aver tentato di dar corpo a Cristo, fallire addirittura nello stesso compito di dare corpo a Cristo, cioè una cosa veramente... E ho avuto un triplice fallimento, sono fallito come persona, sono fallito come ditta individuale e come società a responsabilità limitata. Essendo in figura di un Dio uno e trino, io ho avuto tre fallimenti, ma nel giorno in cui io l'ho deciso, era San Romano, il San Romano Abate che io festeggio e celebro, per me che mi chiamo Romano, il 28 febbraio del 1988, io feci questa decisione di salire sulla croce del fallimento assunto per aver dato corpo a Cristo. E in quel giorno, lontano da lì a Monte Silvano, sotto una croce fatta erigere apposta da un viceparroco che raccontava che da un anno circa lui e una veggente erano incontrati dalla Madonna, da Gesù, che gli dicevano che il 28 febbraio ci sarebbe stato un grosso miracolo in cielo, mentre io fallivo, 20.000 persone furono costrette a fallire nello stesso giorno. Perché aspettarono questo miracolo nel cielo di Monte Silvano, ma non successe niente, non videro niente. Eppure il miracolo ci fu e riguardò quello che era accaduto in me. Perché quando un ultimo che vuole dare corpo a Cristo sale sulla croce, poiché tutte le cose che succedono a noi succedono a Cristo, succede nuovamente che un povero Cristo finisce sulla croce, e se è veramente un ultimo, allora è veramente il primo, allora è veramente Gesù Cristo. E quello che stava accadendo a me, in cui io decidevo di salire sulla croce nel giorno di San Romano, io Romano, era proprio quel San Romano celebrato nei cieli, che nel San Romano più famoso è proprio l'indice di un Dio che scende direttamente in un soldato e dà assoluto incolto di quale sia il discorso, il Vangelo di Gesù Cristo, fa esattamente quello che diceva Gesù Cristo. Cioè, decide che è meglio perdere la testa che perdere la testa, sotto un altro profilo. Infatti, questo santo doveva cuocere a fuoco lento San Lorenzo, inorridì quando si vide costretto a presenziare a questa funzione e disse che non l'avrebbe fatta. Quando il superiore gli disse: perché non vuoi obbedire agli ordini? Perché non lo vuoi fare? Perché sono cristiano anch'io. Ora, Gesù diceva nel suo Vangelo: se una cosa,
una mano vi è oggetto di scandalo, è meglio che voi la tagliate e andiate dall'altra parte nel regno dei cieli senza quella mano, piuttosto che senza la vostra anima. E questo santo, conoscendo l'essenza del Vangelo di Gesù, preferì essere decapitato pur di non perdere la testa e eseguire quella cosa contro un santo. Tanto che quel San Romano è il San Romano esorcista che è invocato in tutti gli esorcismi contro Satana. Ecco, questo era il gran San Romano che era nei cieli. Ma in questo caso non era quel San Romano lì, era il San Romano Abate. Perché? È perché il Romano che riguarda me è l'Abate, è il Padre, te. Proprio virtualmente in me ultimo tra gli ultimi, che si era impersonato Dio Padre e Spirito Santo nel momento stesso nel quale dal mio cuore era sorta l'evocazione di far nascere, di impiantare in me il Figlio, ecco, questo Abate era il San Romano che riguardava questa croce che doveva accadere a Monte Silvano.